stai facendo? Gli fai male! Senti, ho fatto 6 anni di medicina. Non me ne frega un cazzo di... Stanno avendolo meglio! Stanno sparando a vista! Merda, se fanno saltare le paratoie siamo... Capitano! Hanno un... questo segnale. È il segnale di soccorso di un agente della prima ondata. Cosa non va? I cartelloni continuano a spegnersi, le luci del... Siamo all'antenna radio. Non riconosco. Non ho idea di cosa stiano facendo qui, ma sono dappertutto. Siamo... Forse è una coperta. Non so cosa dire. Ciao. No. Questione di rischio e ricompensa. Oddio! Non durerà!
senso ha? Non ha importanza dove andiamo. Non serve la violenza. Non sono una minaccia. Stai entrando in un'area sicura. Vedere per credere. Cazzo stai facendo? Gli fai male? Senti, ho fatto 6 anni di medicina. Non me ne frega un cazzo di quello che hai visto in TV mentre ti sparavi le seghe guardando le telenovele. Capitano! Non va. I cartelloni continuano a spegnersi, le luci dell'ufficio pure. Il riscaldamento non regge. Mi sa che abbiamo fatto saltare. Agente, abbiamo un grave problema con la rete elettrica a Times Square. Lascia la parola a Rhodes. Sarà il tuo contatto per questa missione. Grazie. La situazione è questa. Il trasformatore si sta friggendo e sta provocando dei cali di tensione. In condizioni normali non sarebbe un problema, ma la normalità ci ha salutato da un po'. Se non facciamo qualcosa potrebbe esserci una reazione a catena in tutta l'isola. Sarebbe un casino. Attenzione, stai per uscire dall'area sicura.
totalmente fuori controllo. Ognuno per sé. Può esserci qualcosa di meglio. Sono diventati tutti insensibili. Vattene. Sono inutili monete. Ecco fatto. Guardate chi sta arrivando. Le serrature. Stai scherzando? È stato tipo da pulire.
La priorità numero uno è riattivare il trasformatore di Times Square prima che salti la corrente in tutto il quartiere. Posso guidarti nelle riparazioni? Penso. Spero. Cristo. Con ordine. Prima dobbiamo disattivare manualmente e con dobbiamo intendo sempre Daddy. Lo so che sembra sbagliato, ma devi fidarti di me. La fortuna è dalla nostra parte. Ehi, copritemi, mi avvicino. Con ordine. Prima dobbiamo disattivare manualmente e con dobbiamo intendo sempre Daddy. Lo so che sembra sbagliato, ma devi fidarti di me. Ehi, hai voglia di morire? Attenzione! I rifornimenti sono scaduti. Torna solo se hai intenzioni serie.
task force. Sono i poliziotti, i pompieri, i soccorritori. Ehi, date un'occhiata! I servisti fanno quello che possono per mantenere una parvenza di ordine. Evitano che vada tutto a puttane. Per loro solo rispetto. Come dicono i burattini, quella è gente del nostro quartiere. Quella è gente come noi. Ma c'è un ma. Non sono gli unici, purtroppo. Mai sentito parlare della direttiva presidenziale 51? No, non la conosce nessuno. Fammi sapere quando sei pronto a comprare. Prima pagina sul post. No, la direttiva 51 è un piano segreto per la presa di potere del governo. Una cosa che gli agenti chiamano continuità di governo. Non suona male, no? Non suona male finché non si... Tanto prima o poi torni. In pratica ci sono degli agenti governativi clandestini nascosti tra di... anni di medicina. Non me ne frega un cazzo. Stai andando bene, ma non puoi mollare adesso. Dobbiamo tenere la base al sicuro.
Qualcosa non va. I cartelloni continuano a spegnersi, le luci dell'ufficio pure. Il riscaldamento non regge. Mi sa che abbiamo fatto saltare la corrente. I rilevamenti indicano che l'area è sicura. Venite a vedere cosa vi perdete! Rick Valassi, l'uomo con l'orecchio sempre teso, è di nuovo con voi, con chi l'avrebbe mai detto? Spero che... Attenzione, stai abbandonando l'area sicura. Arriverai a domani. Centro! Parcheggio sulla 47esima. JTF sotto attacco, servono rinforzi. Non mollate, prima o poi uscirà. Senti, lo so che ne abbiamo già parlato, ma non so se è una buona idea. Senti, ti ricordi i topi? Abbiamo messo trappole per giorni e ha funzionato, no? Abbiamo avvelenato la colonia, ma poi i topi morti sono marciti. Cozzavano da fare schifo e hanno attirato 1 milione di insetti. Quindi abbiamo spalato 2 tonnellate di topi morti nelle ore. Sì, ma quelli erano... Qui parliamo di una cosa diversa. No, non lo è la stessa cosa. Non ci sono più posti per... morti. E ce ne sono tanti altri, a migliaia, nelle case e nelle strade. Se qualcuno fa qualcosa, finirà come con i topi. Usciamo questa notte. Porta la benzina. Senza di te, saremmo tutti morti. Volta ci penseranno due volte prima di attaccare una pattuglia della JTF. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Abbiamo compagnia! Dalla mia città! Via, oh,
Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Abbiamo compagnia! Ammazziamoli tutti! Senza di te, saremmo tutti morti. La prossima volta ci penseranno due volte prima di attaccare una pattuglia della JTF. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Ora sono in mano nostra. Chi ha scelato con noi?
poco da vivere, coglioni! Non avete alcuna autorità su di me! Andiamo a che fare con l'Andrea. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Mi sono portato degli amici. Ingresso in un'area sicura. Attenzione, uscita dall'area sicura. Le unità al parcheggio sulla 47esima. JTF sotto attacco, servono rinforzi. Partiamo fino alla morte. Facciamo ritornare dietro le spalle. Facciamoli tornare dietro le spalle!
Senza di te saremmo tutti morti. La prossima volta ci penseranno due volte prima di attaccare una pattuglia della JTF. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Abbiamo compagnia! Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Abbiamo compagnia! Forza, dall'altra parte! Non mollate! Facciamoli fuori e andiamo avanti! Andiamo avanti! Grazie dell'aiuto. Siamo in debito. Ti offro una birra quando ci vediamo. Ci servi? Strano che nessuno ti abbia ancora mandato a controllare i video dell'Accademia. Di te saremmo tutti morti. La prossima volta ci penseranno due volte prima di attaccare una pattuglia della JTF. Segnalati Rikers e alcuni individui nel parcheggio sulla 45esima ovest. Forse un traffico di armi. Tutto? Voglio divertirmi. Ora la città è il nostro parcheggio. È meno di quel che pensavo. Oh, attenzione! Stai cercando di uscire. Merda!
io, mi divertirò. Quanto pensi di durare? Richiesti rinforzi della JTF. Attenzione, nemici in arrivo. Sprechiamo altro tempo. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Andiamo, è ora di finire. Attenzione, rilevato congegno esplosivo. È finita, rassegnati. Facciamola finita! Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Attenzione, rilevato congegno esplosivo. Facciamogli sputare sangue! Rimpiangerete di essere caduti! Bel respiro! Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Attenzione, rilevato congegno esplosivo improvvisato. Facciamoli tornare indietro, ora di da fare. Resta poco da vivere. Tegli alle palle! Sparate, uscirà! Grazie, agente. Non potevamo lasciargli mettere le mani su altre nostre armi. Per fortuna c'eri anche tu quando è scoppiato l'inferno. Ti auguro il meglio.
Gli impianti elettrici reggono? Reggono. Mi pare di capire che il carico è molto più basso in questi giorni. Il sistema idrico, invece, è tutta un'altra storia. Come mai? Perché abbiamo un condotto rotto a nord. Quindi stiamo usando l'acqua delle riserve e qualunque cosa sia stata già filtrata. Non durerà molto e per le riparazioni serve una settimana e un sacco di attrezzatura che non abbiamo a disposizione. Non abbiamo una settimana. Le scorte iniziano già a scarseggiare. Gli ospedali sono sovraffollati e senza acqua potabile ci saranno sicuramente epidemie secondarie. L'intero sistema sta subendo troppa pressione. E credi che non lo sappia? Ma manca metà della mia squadra. Non ho attrezzatura né benzina. O cerchi aiuto o non posso farlo. Sì, vedrò cosa posso fare. A tutte le unità, imboscata ai camion dei Cera sulla 42esima ovest. Non possiamo perdere i farmaci. Che diavolo! Facile e veloce! L'hanno colpito! Non molliamo! Fate uscire quel coglione! Te lo assicuro, non uscirà!
Diavolo. No, adesso iniziamo a ragionare. Fottiti! Mio figlio ha fame! Vieni dal papà. Forza! All'attacco! No, fanculo! Ci siamo! Sono quasi finito qui! Forza, senza pietà! Prima o poi dovrai uscire! Continuate a sparare! Momento di farvi fuori! Attacco! Abbiamo quasi finito qui! Siamo lì! Vieni fuori e combatti! Ci servivano proprio. Grazie. Cosa non va? I cartelloni continuano a spegnersi, le luci dell'ufficio pure. Il riscaldamento non regge. Mi sa che abbiamo fatto saltare la corrente o roba del genere. Ok, ok.
stare lontani. Vuoi morire? Vuoi comprare? Capitano, stanno avendo la meglio! Stanno sparando a vista! Attenzione, stai per uscire dall'area sicura. Dalla centrale elettrica ci sono parecchi raid. Ma non puoi mollare adesso. Sì, ma Rhodes ci tornerà utile. Mi sento più sicuro da quando è qui ed è scappato da quei mostri. Davvero? Non abbiamo tempo da perdere. Solo lasciarci stare. Come le trovano le loro vittime senza luce nelle strade? Che ridere, Simons, che ridere. Se avessimo dei rimforzi li manderemmo. È ovvio. Al momento però dobbiamo solo riprenderci il settore. La gente ha bisogno di noi. Solo la corrente. Ci sono delle vite umane in ballo. Dobbiamo fare tutto il possibile. Non male. La nuova attrezzatura potrebbe fare la differenza. Bel lavoro.
Che cazzo stai facendo? Gli fai male! Senti, ho fatto 6 anni di medicina. Non me ne frega un cazzo di quello che hai visto in TV mentre ti sparavi le seghe guardando le tele... Qualcosa non va. I cartelloni continuano a spegnersi, le luci dell'ufficio pure. Il riscaldamento non regge. Mi sa che abbiamo fatto saltare la corrente o roba... Stai facendo? Gli fai male! Senti, ho fatto 6 anni di medicina. Non... Capitano! Stanno avendolo meglio! Stanno sparando a vista! Merda, se fanno saltare le paratoie siamo... Capitano! Hanno un... Vorrei solo poter fare qualcosa per te. Cosa succede? Fumi? Vuoi delle sigarette? Questa sì che è roba buona. Dove pensi di andare? Porta arredi! Adesso! Avanti così. Capitano Benitez richiede supporto immediato al posto di blocco della galleria Lincoln. Questi stronzi stanno assaltando la barriera. Se fanno saltare le paratoie, questo posto finisce sott'acqua. Bastava proprio la mia.
sto solo facendo il mio lavoro. Se fai un passo ti uccido.
le tue ultime parole. Stanno attaccando la galleria, stanno sparando a vista! Cristo, sono peggio delle cavallette, non fateli passare!